Con l'accordo che abbiamo sottoscritto all'ANAN abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, che era la stabilizzazione nel primo anno del piano triennale straordinario di 67.000 unità di personale della scuola. È un risultato molto importante da valutare anche nel contesto economico in cui noi lo abbiamo ottenuto. La contropartita che ci è stata chiesta, riteniamo che sia una contropartita accettabile, in quanto non mette minimamente in discussione prerogative e diritti dei lavoratori. È rimasta la ricostruzione di carriera, sono rimasti tutti i diritti sanciti dal contratto nazionale. È una risposta seria e forte al mondo del precariato per la sua stabilizzazione. Lo abbiamo fatto attraverso un confronto serrato, attraverso le nostre mobilitazioni, senza demagogie e senza strumentalizzazioni. E penso che i destinatari del provvedimento, la categoria, apprezzerà molto questo risultato.